Senatrice Sbrollini, prego. Presidente, grazie. Il decreto che ci apprestiamo a convertire oggi è un provvedimento che non rivede solo il tema delle capienze nei diversi luoghi, ma tocca in modo trasversale anche la riorganizzazione del Ministero della Salute, il temporaneo rafforzamento dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per la sessione 2021, oltre a prevedere alcune disposizioni urgenti in materia di accoglienza e integrazione e in materia di protezione dei dati personali. Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, poiché si preannunciava da tempo un altro passo avanti verso la normalità, con ulteriori allentamenti delle precedenti misure restrittive proprio imposte per il contenimento del contagio. Presidente, posso chiederle, perché c'è un rumore? Attendiamo un secondo, senatrice. Grazie. Credo che sia l'unica finché non escono. Grazie. È un'impresa impossibile. I colleghi dell'emiciclo possono discutere fuori dall'aula, consentendo alla senatrice Sbrollini. Quasi ci siamo, eh. Presidente, grazie. Proverei adesso. Questo decreto prevede novità rilevanti come il ritorno fino al 100% della capienza in zona bianca per i concerti, teatri e i cinema, la soppressione dell'obbligo di distanziamento sociale nei musei o l'aumento degli ingressi consentiti negli stadi e nelle discoteche. In sostanza, sono misure che permettono a diversi settori di ripartire davvero. Nei minuti che mi sono concessi vorrei soffermarmi soprattutto sulle previsioni in tema di accesso alle attività culturali, sportive e creative, non solo in qualità di capogruppo della Commissione Istruzione, ma anche come responsabile del settore sport del gruppo a cui appartengo. Anche perché, come Italia Viva PSI, abbiamo a lungo insistito, ormai da mesi, affinché venissero finalmente rivisti gli stringenti limiti delle capienze. Sono convinta si possa fare ancora di più rispetto a quanto previsto da questo decreto, soprattutto se si intensifica la campagna vaccinale e si procede con l'estensione del Green Pass in tutti i luoghi, come già fatto in queste settimane. Con il Green Pass abbiamo noi per primi maggiori sicurezze, perché sappiamo che le persone che ci stanno attorno sono vaccinate, hanno fatto un tampone o sono guarite dal Covid, ma costituisce anche una maggiore garanzia nei confronti degli altri, senza contare il fatto che il Green Pass è stato e continua ad essere l'unica modalità con la quale ripartire a livello economico e sociale, e dovremmo fare davvero fronte comune per estenderne la portata e non per ridurla. Grazie allo straordinario lavoro fatto dal governo Draghi e in particolare al piano vaccinale gestito dal generale Figliuolo, siamo stati in grado di fronteggiare il virus e metterci al riparo da nuove chiusure. Stiamo proseguendo in maniera celere con la campagna vaccinale, proprio partendo dai soggetti più fragili e dal personale sanitario. Vaccinarsi è un gesto di responsabilità nei confronti di tutti ed è un gesto necessario per scongiurare altre misure restrittive. In questo senso ci stiamo spendendo e continueremo a farlo come Italia Viva PSI per assumerci un impegno serio e concreto, finalizzato alla verifica delle condizioni di sicurezza per procedere ad un ampliamento delle capienze anche per altri luoghi.
Dobbiamo assumerci, colleghe e colleghi, questo impegno, perché ci sono settori dell'economia che non si sono ancora ripresi dalla crisi pandemica. Penso soprattutto al settore degli sport indoor. La capienza degli impianti sportivi al chiuso deve essere equiparata a quella dei cinema, teatri e sale da concerto. Oggi, grazie alla grande corsa della campagna vaccinale e all'estensione del Green Pass, non si possono più fare distinzioni. Cultura e sport, come gli altri settori che sono stati penalizzati dalle chiusure, devono poter riprendere a pieno regime. Gli sport indoor sono al collasso. Le perdite per incassi mancati e gli introiti degli sponsor sono da capogiro. Bisogna riaprire tutto e subito. Ne va della sopravvivenza anche di campionati importanti, di alto livello, come per quelli dilettantistici. Per questo abbiamo convintamente presentato degli emendamenti finalizzati ad innalzare i limiti delle capienze anche nelle zone gialle e per estendere ancora di più il Green Pass come unico strumento che abbiamo oggi per tornare alla normalità. Si badi bene, siamo ben consci, purtroppo, della quotidiana crescita dei contagi. Comprendiamo quindi la prudenza che ispira anche le parole della sottosegretaria Vezzali, secondo cui è ancora presto per parlare di una capienza al 100% per il pubblico negli impianti sportivi, anche a fronte della conferma arrivata dal CTS. Ma crediamo anche che dobbiamo pensare veramente a quello che sta succedendo. Pensiamo alla capienza nel Palalpitour a Torino, dove sono in corso le ATP Finals di tennis. Il CTS ha infatti respinto la richiesta di una deroga presentata dagli organizzatori per aumentare del 7,% la possibilità di accogliere il pubblico nel palazzetto che ospita questo evento. L'attuale situazione pandemica, secondo il CTS, non lo consentirebbe. Dobbiamo però parlare chiaramente. Il settore dello sport, soprattutto quello al chiuso, continua ad incontrare forti difficoltà che non sono affrontabili solo con i ristori contenuti nei provvedimenti approvati nei mesi scorsi. Senza contare che la piena capienza degli impianti significherebbe molto, prima di tutto, rivivere dal vivo le emozioni che solo lo sport sa trasmettere. Ecco, credo che si colga anche da qui il senso del provvedimento. È stata fatta una scelta da parte del Governo che noi di Italia Viva PSI sosteniamo convintamente, ossia quella di consentire un ritorno alle libertà attraverso lo strumento del Green Pass, almeno fin tanto perduri lo stato di emergenza. Su questo non possiamo e non dobbiamo avere dubbi come maggioranza e compattamente ci dobbiamo muovere anche per essere un buon esempio come rappresentanti delle istituzioni. Il Green Pass è lo strumento che sta restituendo la libertà, che ci permette di tornare nuovamente a lavorare in sicurezza, a portare serenamente i nostri figli a scuola, a goderci anche serenamente dei momenti di svago che ci vengono anche concessi dalla musica, dalla cultura e dallo sport. Esprimendo il voto favorevole di Italia Viva PSI su questo provvedimento, colgo l'occasione per chiedere un gesto di responsabilità da parte di tutti. Mi rivolgo dunque a quei gruppi che probabilmente, mossi dalla volontà di accattivarsi parte del consenso elettorale, ostacolano lo strumento del Green Pass. Lo abbiamo visto nei giorni scorsi anche in concomitanza dell'approvazione del decreto che ha previsto l'estensione della certificazione verde nei luoghi di lavoro. In un contesto i cui contagi stanno aumentando quotidianamente, non possiamo avere dubbi su come procedere. I dati confermano l'aumento dei ricoveri e dei contagi, soprattutto in forma grave. E questo è il frutto di scelte irresponsabili da parte di coloro che, potendolo fare, hanno deciso di non vaccinarsi, mettendo così in pericolo non solo la loro salute, ma soprattutto quella di chi gli sta vicino. Dobbiamo evitare
Presidente, evitare che queste scelte possano in qualche modo mettere nuovamente in ginocchio il Paese, costringendo il Governo all'adozione di misure drastiche come nuove chiusure, che non sarebbero più tollerabili, sia sul fronte economico che sia sul fronte psicologico. Allora chiudo, Presidente, ma lo voglio ribadire anche qui in Aula. È stato detto più volte nei giorni scorsi dal nostro Presidente Matteo Renzi. Se si dovesse arrivare a delle restrizioni, a dei lockdown, anche locali, questi dovranno essere solo ed esclusivamente per i non vaccinati. Scusate. Non sarebbe giusto penalizzare l'intero Paese. Quindi con il voto favorevole, scusate, prego, concluda. Voto favorevole di Italia Viva PSI. Grazie. Grazie, senatrice.